Buonasera e grazie per essere venuti. Io assumo che l'audience di questa sera sia composta principalmente da bassanesi e che tra questi bassanesi ci siano molti affezionati al più bel matrimonio tra l'uomo e la terra chiamato vino. Questo libro è stato scritto da due bassanesi, parla anche di vino, ma per fortuna è stato scritto per tutti gli altri esseri senzienti del pianeta, tra cui il sottoscritto, che se l'è goduto dalla prima all'ultima parola. Ma se pensate di leggere un libro sul vino, ce ne sono altri. Se pensate di viaggiare nella storia antropologica dell'uomo e sentire un uomo affezionato, arrabbiato, complice dell'universo, avversario, contraddetto, da se stesso, dagli altri, in perenne conflitto per crescere, questo è un grandioso libro anche se siete astemi. E il bello di questo libro è che si capisce che il sangue ce l'ha messo lui e quello che l'asciugava era quest'altro che ha inquadrato ogni parola, ogni pensiero, ogni parte intuitiva dell'emisfero sinistro di quest'uomo, che è puro emisfero sinistro, cioè la parte intuitiva, mettendo la parte dell'emisfero destro, quella razionale, quella che poteva avere dei collegamenti con la parte letteraria della storia dell'umanità. Mi è venuto a fare un libro discontinuo, perché come tutti i libri emotivi è un libro discontinuo, cioè alterna momenti, ci sono dei momenti in cui spira un mistral provenzale e dei momenti di tranquillità, ma questo è anche il suo fascino. Potete andare avanti e indietro di 30 pagine e non ve ne accorgete, perché è un libro scritto per stare insieme, che è una delle più belle cose che possa fare un libro. È un libro di pura condivisione. Ci sono, per quello che mi riguarda, io non sono capace di leggere un libro facendo questo gesto, perché non sono capace di scriverci sopra. Io ogni volta che leggo un libro devo mettere 4 punti esclamativi se è una cosa che mi ha colpito molto, cerchiare se devo tornare su quel passaggio. Se sto scorrendo così io non posso segnare niente, il libro non suda, non mi scappa per le mani. E invece questo è un libro che assolutamente va scritto sopra, perché ha 500 stimoli. E quindi vorrei cominciare a chiedere agli autori, è la prima volta nella mia vita che parlo di un libro di autori che conosco, ma non ho mai parlato in un libro altrui. Roberto ha scritto 3 libri precedentemente e sono molto più educati di questo. Sono dei libri scritti con più garbo, sono libri di storia antropologica, ma lui, non dico che faccia 0 a 0 perché non è capace per natura, però non ha voglia di attaccare niente a nessuno. Non ha voglia di dire che cosa vada bene o non vada bene nel mondo contemporaneo. E in questo libro lui non si fa nessuno scrupolo. Sin dall'inizio ti fa capire che vuole dire delle cose forti e quando si accorge di dirle troppo forti ci mette dentro qualche cosa che ti faccia riconciliare con la vita. È rapsodico questo libro, va e viene, su e giù. E lui, per quello che ho capito, arriva a mettere le parti eleganti, aggiunge un po' di Merlot, se per essere precisi, a un vino ostico come potrebbe essere un Cabernet in purezza. È un libro bellissimo, difficile e facile, e adesso, senza avere la pretesa di comprenderlo, vorrei portarvi a spasso per questo vino chiedendo a chi l'ha scritto quali sono i passaggi che li hanno ispirati. Potrei fare letteralmente così e trovare dei punti esclamativi, ma non lo faccio. Il libro è diviso non in capitoli ma in avventure e in utopie. Si comincia con le avventure e si finisce con le utopie. Le avventure sono momenti certamente successi, le utopie sono speranze, e lui, inteso come Roberto, parte da questo. Sono testimone di alcune di queste avventure, nel senso che c'ero a Mendoza in Argentina, nella zona pregiata del vino andino da questa parte delle Ande, e l'ho visto il rasta che hanno messo a custodia del vigneto su un terreno che ha
300 milioni di anni, le Alpi Nostrane 50, e questo qua era uno che crede di sentire il rumore delle formiche per la roba che si mette dentro. Lui gli ho detto: posso sentire, Roberto, anch'io il rumore delle formiche? Ho detto: belli, e dimenticatelo. Questa è una delle avventure. Roberto è convinto che la vite, che è una sorella nella sua interpretazione del mondo antropologica, non abbia limiti, è resistente, aggressiva e non piglia no per una risposta. Quindi io lo andrò a piantare dove nessuno ha mai pensato di piantarlo. Grazie a te che scrivi. È finita qui, cioè cosa si può dire? Dopo questa presentazione possiamo andare a casa. Cioè. Infatti. Agliacci. Beh, ne ho fatte di serate, di incontri, ho presentato altri libri, ma quando sono a Bassano mi viene un po' sempre il groppo in gola, perché è casa mia, è un momento speciale. E poi stasera la presentazione di questo libro a quattro mani con Alessandro e con il mio amico Federico, a fare un po' da anfitrione, a fare un po' da guida, da colonna vertebrale di questa presentazione, è ancora, tutto ancora più bello. Questo libro, come diceva, accennava Federico, è diviso in tre tempi, in tre momenti. Due di questi sono quelli che producono la suggestione del vino, l'emotività, che sono le cose antiche e le cose nuove. Tutto quello che è vecchio e moderno non è interessante, ma le cose antiche, i miti, le storie, le leggende, queste che sono interpretabili e rappresentano davvero un elemento fortemente intrigante in una degustazione, con un vino davanti. È sempre stata un po' la mia passione, quella di cercare le cose antiche che potessero ritornare a vivere e raccontarsi attraverso un bicchiere di vino. Non c'è libro che tenga, un bicchiere di vino riesce a raccontare cose che non c'è un film, non c'è un racconto, non c'è un libro che riesca a fare. E poi l'altro aspetto suggestivo è quello legato alla visione, al futuro, al nuovo, antico e nuovo. E sul nuovo c'è, come dire, dopo 30 anni di vini bevuti e fatti e di viaggi in giro per il mondo, un po' un'idea di che cosa potrebbe accadere me la sono un po' fatta e cerco di raccontarla dando così un significato non soltanto enologico ma anche proprio culturale a questo vino. In mezzo, che fa proprio come fosse un sandwich, la parte centrale, il capitolo centrale è il capitolo di oggi, e che io, essendo innamorato, perdutamente innamorato del vino, lo vedo anche come l'inizio di una certa deriva, l'ho chiamato dal vino all'aceto. L'uomo assomiglia al vino da sempre, un bicchiere di vino racconta la cultura, il tempo, la storia di quel momento, dell'uomo di quel momento lì, e quindi quando è specchio dell'uomo, beh, oggi c'è molti di noi che stanno andando un po' in aceto, dico io. Nel senso che quando ho cominciato a far vino nell'86, partito da Bassano per la destinazione Montalcino, pensando di star lì tre mesi e poi non sono più tornato, mia mamma non me lo perdona ancora, quando sono andato a Montalcino, l'Italia stava alzando la testa dall'oblio del metanolo, il momento più drammatico della storia del vino. E rialzare la testa dall'oblio no, rappresenta il vero e proprio rinascimento. Da lì tutto è ripartito, io mi sono trovato nel posto giusto, nel momento giusto, nel momento dove c'era proprio la necessità, urgenza di trovare qualche cosa dove attaccarsi, perché il vino insomma ha un significato culturale profondo per il mondo e per l'Italia. Ma il vino di allora, cioè la gente di allora, l'approccio che ha avuto quel tempo lì era molto diverso da quello di oggi. Il vino non era ancora status symbol. Il concetto di bellezza nel vino era una ricerca assoluta, massima, di chiunque si avvicinasse a quel tipo di vino, che non era certo il metanolo, era l'esatto contrario. E quindi tutte le persone che toccavo, che sfioravo, che incontravo, che conoscevo, ogni vino nuovo rappresentava un'emozione nuova e mi sentivo privilegiato. Cioè fortunato di essere cascato in quel posto lì, in quel momento lì, in quel mondo lì. E
poi il tempo, in questi ultimi 20 anni, 30 anni, con il vino è successo di tutto, no? L'accelerazione, il vino status come un computer, un iPhone, piuttosto che un sigaro, una bottiglia di whisky, e da lì una sorta di deriva. E lo racconto con una tristezza, e cercando di preparare poi l'ultimo capitolo, la visione, con la speranza di ritornare alla bellezza, all'idea di un vino autentico, di un vino onesto, che un po' meno negli ultimi anni è noto. Assieme al vino, la comunicazione del vino, no? Ma questo non soltanto nel vino, ma in tutti i settori. Una volta, 30 anni fa, Gino Veronelli, che era un carissimo amico mio, peraltro, oltre ad essere un maestro, cioè lui camminava strade, visitava vigneti, assaggiava uve, assaggiava vini, conosceva persone, ne faceva una comunicazione straordinaria. Parlava di vino associandolo alle battaglie, alla musica, all'arte. E questo lavoro di Gino Veronelli è fatto di fatica, di chilometri, e di chilometri di inchiostro anche steso oggi, e di una persona evidentemente iscritta a un albo professionale, quindi abilitata a scrivere, oggi viene surclassata, viene banalizzata anche da un nuovo mondo della comunicazione, che è quello, diciamo, della giungla di internet, dove pur di sorprendere si dicono delle cose imprecise. Io so di vini raccontati mai assaggiati. So di cose, di insulti gratuiti con l'intenzione soltanto di creare la rissa e di portare un click in più. Dimenticate questa parte. Dimenticaste questi ultimi 30 secondi. Era prevedibile che lui entrasse in questo argomento. A gamba tesa. A gamba tesa. Ma da un punto di vista della sceneggiatura della serata è un autentico disastro, perché noi stavamo ancora parlando delle avventure. All'amarezza saremmo arrivati con calma. Siccome penso che le avventure di Roberto Cipresso siano tratti da Jonathan Swift, cioè che siano dei viaggi che, se li leggete, li potete consegnare alla vostra memoria come immaginari, ma vi posso garantire che non lo sono. Nella sua avventura più improbabile, ovvero sia andare a piantare una vite dove la terra ha 300 milioni di anni, vi dico che cosa può succedere a uno che ci ha provato. Ieri, per una questione professionale, ero a Schio e mi è venuto incontro una persona che non vedevo e nemmeno avevo riconosciuto da 40 anni, che è uno che giocava contro me a basket quando il tiro da 3 punti bisognava ancora immaginarlo, e mi ha detto: Federico, io mi salto questa. E gli ho detto: ma tu cosa fai? Io sono l'addetto, essendo un ingegnere, al restauro del Duomo dell'Aquila, martoriato dal terremoto del 2009. Mi ha detto: io, insieme a tutti gli altri che lavoriamo, non vedo un euro da un anno, ovvero sia il governo precedente aveva smesso di darli e il nuovo non li sta dando. Quindi praticamente non possiamo fare nulla. Il terremoto del 2009 dell'Aquila ha una forza 30.000 volte inferiore a quello che ha scosso in un periodo contemporaneo, o quasi, perché era il 2010, vero? Il Cile, tale e tanto da aver cambiato l'asse terrestre. Quindi il nostro anno è più corto per via di quel terremoto, che non ci fa realmente vivere 365 giorni puri e 6 ore, bensì meno. Cosa succede? Che lui e un altro visionario sono andati sulla cordigliera delle Ande a piantare l'uva dove non poteva starci, se no ce l'avrebbero già messa quelle che avevano vissuto prima, e accorgersi che nel primo caso una volpe più furba gli ha mangiato tutti gli acini, nel secondo caso che un terremoto di quelle dimensioni gli ha fatto saltare completamente l'acqua. Quindi loro non sono più in grado di irrigare una vigna che già di suo non aveva possibilità di vivere. Se andate adesso nel luogo dove lui è passato, si beve un vino
sperimentale ma super bevibile che si chiama Piedra Vieja, in argentino o spagnolo, terra, roccia antica, pietra antica, che è una delle sue più grandi vittorie. Quindi ogni volta che lui si butta contro i blogger, tutti quelli quello che, mi che infangano la memoria del vino, fermatelo, perché sennò devo farlo io tutte le volte, e fatevi spiegare che cosa vuol dire antropologicamente andare a dorso d'asino, credo, là sopra a piantare un vino che non può esistere. Raccontaci di questo, cazzo! Racconto questo e poi ti passo la parola, Alessandro. Racconta questa. L'Argentina è un posto fantastico per la vite. C'è la colonna vertebrale dell'Argentina è la Cordigliera delle Ande, che sono una montagna alta 7000 metri che corre da Salta a Ushuaia, dai cactus ai pinguini, ai ghiacciai. E su quest'asse, a differenze latitudini, troviamo la stessa uva, lo stesso attore, che è il Malbec, che si esprime in modo completamente diverso, perché è stato piantato 150 anni fa, 160 anni fa, da noi italiani, che arriviamo lì con la valigia di cartone e piantiamo le viti dove? Dove si poteva allora, cioè a fianco alla Ruta 40, la strada che corre a fianco alla cordigliera dal nord al sud. E dove l'eruzione di questi vulcani, la terra morenica ha permesso, le terre più sottili hanno permesso la coltivazione della vite, quando i vigneti si lavoravano con i cavalli e si zappava con la zappa, non c'erano trattori ancora. E lì è nata la storia, l'area storica, il momento diciamo più affascinante dell'Argentina fino ad oggi, perché è quello che porta oggi, per merito di questa ceneri, delle viti, una terra nuova, delle viti sopravvissute alla fillossera, quindi dei veri e propri monumenti alla vite. Ma quella era la prima vite, la prima in termini proprio di tempo, cioè gli uomini sono arrivati lì e hanno piantato a fianco alla strada, a fianco al fiume, a fianco alla ferrovia, quando poi l'hanno fatta, dove era logico. Nessuno si è mai chiesto se ci fosse stato un altro posto più interessante, più intrigante, se il Malbec, mortificato da pressioni legate a terroir più aggressivi, poteva dare espressioni diverse. E io e Santiago, un fratello che ho scelto, quello che è vero è qui, e facciamo altri video, ma con Santiago abbiamo esplorato una strada più scomoda proprio in termini di fatica. Abbiamo scoperto che la cordigliera delle Ande, le terre moreniche della cordigliera hanno 30 milioni di anni, niente male, ma la pre-cordigliera, che sembra banale, che arriva solo a 2000 metri, a fianco ai 7000 della Aconcagua, beh, quella conta 300 milioni di anni, all'età del raffreddamento del pianeta, all'età della Pangea, della deriva dei continenti, è la terra più antica. E lì, senza toccare niente, lasciando gli arbusti naturali, che pur avendo 100 anni non sono più grandi di una pianta di carciofi, no? Lì abbiamo piantato delle viti che, con la tribolazione, la fatica e l'affanno e un sacco di soldi, oltre a non darci risultato, perché la viticoltura è più lenta, perché le viti hanno dovuto esplorare dei suoli duri, vuoi perché l'acqua, l'irrigazione è stata piantata da questo scosso di terremoto che ha fatto sprendere la sorgente, abbiamo dovuto fare una perforazione di 200 metri portando la corrente elettrica da va. Non vi sto a dire, cioè ci siamo guardati io e Santiago, lo scriviamo anche sul libro, dicendo ma molliamo, che cosa, invece abbiamo tenuto duro. Beh, ogni volta che assaggio sto bicchiere di vino, al di là del fatto che forse ne esiste anche uno più buono nel mondo, non lo so, però mi fa piangere, cioè mi fa veramente, mi dà un'emozione, perché c'è tutto un percorso legato proprio allo senso di avventura, allo spirito d'azzardo, che fa sì che questo vino, come nel null'altro, possa raccontare questa avventura. Ecco, questa è una delle tante piccole avventure scritte con Alessandro. In occasione del primo plenilunio successivo al solstizio d'estate, gli indiani celebrano una notte bellissima, secondo me, per il genere umano, che si chiama Guru Purmina. Cioè ognuno di noi, chiunque sia presente qua, ringrazia i suoi maestri, che possono essere nascosti ovunque. Possono essere il barista che va servito un cappuccino memorabile, non necessariamente il vostro insegnante di filosofia. Cito un pezzo e un passo del libro. Negli ultimi anni di vita Luigi Veronelli era diventato cieco.
Un giorno lo vado a trovare a casa a Bergamo e incredibilmente mi tesse un elogio della sua penalizzante condizione fisica. Sai Roberto, adesso assaporo le cose con un'altra intensità, apprezzo il gusto con una nuova consapevolezza. Ho scoperto proprietà del vino che non conoscevo. E quanto alla lettura, qualcuno può leggere per me? Così io mi concentro sull'ascolto. Si ferma, alza lo sguardo. Solo un aspetto mi fa soffrire. Quando stringo la mano, non so se la sto stringendo ad un amico o a un nemico. Alessandro ha preso tutti questi impressionanti stimoli che arrivano da Roberto, delle persone che ha conosciuto, e questo è palesemente, come l'ha appena dichiarato, noi lo chiamiamo Luigi, quel del suo circolo lo chiamavano Gigi, un uomo che per la prima volta ci ha fatto pensare al vino come immagini. In una trasmissione televisiva di cui sono stato protagonista ho scelto una frase di José Mourinho: chi sa solo di calcio non sa niente di calcio. Secondo me si può sostituirla tranquillamente qui: se sai solo di vino, cioè quello che bevi, non sai niente di vino, quello che c'è qua dentro è un viaggio, è un percorso. Ad Alessandro è stato assegnato il compito di letterariamente e giustapositivamente mettere assieme queste persone con la narrazione che Roberto aveva di se stesso e delle sue avventure. Sì, credo che era un sacco che non vedevo così tanta gente qui. L'ultima volta quando ho presentato un libro su un coltivatore di marijuana, quindi ho capito che marijuana e vino probabilmente sono due prodotti che funzionano, magari anche in abbinata, non lo so, Roberto, tirano, sì, fanno viaggiare, ecco, mettiamola così. Io credo che il connubio fra me e Roberto sia riuscito perché abbiamo delle competenze complementari che si sono sposate fin dal primo momento, fin da quando ci siamo conosciuti in maniera molto, molto empatica. Tra l'altro noi ci siamo conosciuti, adesso faccio un po' di amarcord così, raccontiamo la storia d'amore, così no, siamo un po' il livello di testosterone. E grazie proprio al fratello di Roberto, che Gianfranco, che ho incontrato 2 anni fa circa in un viaggio in treno da Vicenza a Milano, e ci siamo riconosciuti perché era un sacco di anni che non ci vedevamo, e abbiamo cominciato a parlare. Lui mi dice: guarda che questa cosa che tu fai di raccontare, no? di scrivere romanzi, di scrivere guide letterarie, di scrivere romanzi d'impresa, quindi raccontare in maniera avventurosa le storie delle aziende di successo, è una cosa che potrebbe sposarsi bene col mondo del vino. Quindi ci scambiamo i biglietti da visita e poi, insomma, dopo qualche giorno Gianfranco mi chiama e mi dice: guarda, Roberto viene su a Bassano, quindi insomma ha piacere di parlare con te, di conoscerti. Quindi ci siamo incontrati, noi non ci eravamo mai conosciuti direttamente, anche se io avevo letto avidamente il suo primo libro, ormai è uscito una dozzina d'anni fa, e avevo dedicato a una rivista che dirigevo che si chiamava Blu, che è stata premiata anche 2 volte come miglior rivista culturale a livello nazionale. Abbiamo dedicato un articolo a Roberto e lui, per ringraziamento, mi aveva fatto avere una copia firmata del suo libro, no? Quindi io conservo sotto al crocefisso e a fianco alla boccetta di Acqua di Lourdes con scopo taumaturgico e terapeutico. E quindi ci siamo conosciuti e subito c'è stata questa simpatia, insomma, reciproca. Poi è difficile non restare conquistati da Roberto, perché lui è un entusiasta, cioè lui proprio ti coinvolge su qualsiasi cosa, proprio ti introduce, ti inietta un sacco di energia. E quindi poi, insomma, è nata l'idea di collaborare. Lui aveva letto un paio di libri miei, gli era piaciuto lo stile, quindi abbiamo cominciato a lavorarci. Quindi la sfida è stata proprio, come dicevi tu Federico, di capire i contenuti di Roberto e tradurli in una prosa che fosse... mi è piaciuto quello che hai detto prima, no? Perché i primi suoi libri erano belli, però erano un po' didattici, secondo me. Mentre questo è un libro, secondo me, narrativo e che dà anche maggior merito a Roberto, nel senso che racconta delle cose più intime, più vere di lui, secondo, insomma, il mio parere. Vi volevo solo raccontare un episodio, siccome parlavamo di avventure, che Roberto è l'Indiana Jones del vino, ne ha fatta vivere una anche a me. Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo libro nel maggio dell'anno scorso, mi ha invitato a Poggio al Sole, a Montalcino, a casa sua, no? E quindi lui, insomma, parlavamo, buttavamo giù appunti, discutevamo, e ogni tanto poi lui se ne andava a lavorare per conto suo, aveva gli altri appuntamenti.
Mi lascia quindi in questo bellissimo appartamento, io ero un padrone di questo casolare antico, non so di quanti secoli fa, e comincio a scrivere al computer, c'era la finestra aperta davanti, tutte le colline e i prati di Montalcino, un clima meraviglioso, fine maggio, figuratevi, no? E io su questo tavolino, ero in paradiso, no? E comincio a scrivere. A un certo punto, con la coda dell'occhio, vedo qualcosa di scuro davanti a me, in corrispondenza della finestra. E sono mio, mi metto gli occhiali, guardo meglio e vedo un serpente, tipo un pitone, in Val d'Orcia, avvoltolato tre volte se stesso, proprio al limitare della mia camera. Sono entrato praticamente, e chiamo lui. E mi dice, sì, ma è una lucerta, sì, una lucerta di 2 metri, vedi tu. Comunque, non importa. La cosa interessante è stata che, come vi dicevo, è stata un'esperienza paradisiaca stare a Poggio al Sole mentre sono stato ospite di Roberto per lavorare. E come voi sapete, in ogni paradiso che si rispetti ci sta un serpente. Quindi io la mia esperienza di paradiso i serpenti l'ho fatta grazie a Roberto. Me la ricordavo. La seconda avventura ai limiti del pensabile di Roberto è un'avventura che succede a pochi chilometri da qui. Mi ricordo anni fa, in cui ero ospite a Vicenza perché ero impegnato professionalmente, ho avuto il privilegio di essere portato dal direttore in giro per il Museo del Palladio a Vicenza. Ho rubato a man bassa da quella visita perché, dovendo spesso parlare di Stati Uniti, appresi quella volta che le città americane, da Washington al più piccolo comune del Mississippi, sono costruite sulle basi dei principi architettonico-urbanistici del Palladio che Thomas Jefferson, che è il fondatore reale degli Stati Uniti, seguiva. Anche la sua casa a Charlottesville in Virginia è una villa palladiana. Ogni volta che io, quando sono in Italia, soffro, ma ogni volta che vado all'estero sono orgogliosissimo di esserlo, tutte le volte che incontro quanto la nostra cultura abbia influenzato quella del mondo, e pensare che il paese egemone del mondo è costruito a livello urbanistico sui 4 testi del Palladio, sono le volte in cui sei veramente orgoglioso di essere italiano. L'avventura è una di quelle avventure che possono succedere a quelli come lui. Quel giorno alla Museo del Palladio il direttore mi disse, perché comunque noi abbiamo una storica amicizia con Venezia, perché ci ha protetto, parlando da vicentino, dalle prepotenze dei veronesi, e quindi che Dio benedica i vicentini di Venezia. Lui ha fatto un'operazione che non si può spiegare se non fosse lui, ovvero sia, si narra nella storia della città più unica del mondo, del famoso vino dei Doge, che probabilmente non si lasciavano neanche tanto pregare per berlo, ma l'uva del vino dei Doge era la Dorona, che prendeva il nome proprio dal colore dell'acino, che era veramente aureggiante. Ma quell'uva era stata data per dispersa, e quel poco che potesse essersi salvato era stato completamente disunito per l'eternità dall'alluvione della metà degli anni 60. Se l'acqua salata arriva all'uva, quell'uva è morta. Eppure l'Indiana Jones dell'uva, anche se stavolta non deve andare dall'altra parte del mondo a cercarla, trova un sistema per fare quello che gli piace fare al mondo, ovvero sia coniugare un mondo passato col mondo presente. E qualcuno gli dice che da qualche parte c'era qualcuno che aveva piantato male l'uva della Dorona e che quindi l'acqua dell'alluvione non era arrivata sino lì. E quindi, esattamente come per quello che è servito per creare Jurassic Park, si era salvato qualche cosa perché geneticamente quell'uva potesse essere recuperata alla vita. Oggi è un vino, costa, come direbbe in Argentina, del re puta madre, ma almeno è un salvataggio antropologico unico, e vorrei che lui, che è quello che l'ha fatto, ve lo spiegasse. Questa è una storia affascinante, per la quale ho dedicato molto tempo, è stato un lavoro a 4 mani con la famiglia Bisogna. Ovviamente è nel libro, non è che... Sì, cioè... sì, a Valdobbiadene.
Gianluca scopre delle viti a Torcello, mi chiama e da lì è nata una malattia. Cioè, questo è quello che è successo. Torcello, perché a fianco a Burano e a Mazzorbo, rappresenta la terra dove nasce Venezia. Tutti pensiamo a Venezia sfavillante, la immaginiamo oggi nelle fotografie e nelle formichine di vetro, ma Venezia in verità nasce dalla disperazione. I barbari scendono e gli agricoltori sulle coste scappano, l'unico punto di salvezza era salire in una barca improvvisata e andare nelle isole più vicine dove era possibile fare, fosse possibile fare agricoltura, perché l'acqua non era così salata, come dice giustamente Federico. E da lì questi uomini, scappati dall'aggressione, dall'orda barbara in discesa dal nord, popolano ma 40.000 persone vivevano in queste tre isolette, tanto che se andate a vedere la cattedrale di Torcello non potete capire come sia possibile una cattedrale nel deserto, cioè una chiesa così grande nel nulla. È perché in realtà quelle isole erano sovrappopolate. Poi succede che da lì la peste ha obbligato la gente a smontare come Lego questi mattoni di queste case e fare Venezia in una terra dove, circondata da un'acqua un pochino più salata, dove era. E poi i dogi hanno dragato, hanno levato i canneti, hanno riportato Mazzorbo, Torcello e Burano ancora a un certo splendore. Perché racconto questa storia? Perché questo bicchiere di vino, recuperato da pochissime viti, 12 viti, in due posti diversi, Torcello e Mazzorbo, portati a Conegliano e riprodotte con uno studio fatto con la dottoressa Cancelliere, con Veneto Agricoltura, ritornano a pulsare in un vigneto, in un brolo, i francesi lo chiamerebbero clos, in un brolo dietro una chiesa sconsacrata che si trova proprio a Mazzorbo, e questi 8.000 metri di vino potevano essere banalizzati da una vinificazione normale, ordinaria, e invece il lavoro fatto a quattro mani con Desiderio, anche Bisogno, è stato quello di cercare di fare in modo che quest'uva potesse raccontare un momento della storia. I vini che emozionano sono o vini che riescono a portarti in un luogo geografico, ecco Piedra Vieja in Argentina, o in un tempo. E questo vino qua è il vino che ti porta nel tempo. L'abbiamo macerato come avrebbero fatto 200 anni fa, no, sì, 500 anni fa, gli agricoltori di allora, che non avevano nessuna conoscenza e nessuno strumento per difendersi dall'inesorabile caduta libera del vino verso la sua morte, che è l'ossidazione, e quindi l'unico modo era tenere i vini molto acidi o macerare i vini sulle vinacce in modo da estrarre il tannino, che è un antiossidante. E quindi abbiamo fatto un vino bianco esattamente come fosse un vino rosso, è venuto fuori un vino d'oro, la Dorona, il vino dorato. Poi abbiamo messo insieme, contemplando e esasperando il concetto del genius loci, della somma di tanti elementi che insieme danno ancora più suggestione, una foglia d'oro dei Battidoro di Venezia e una bottiglia antica, come lo poteva essere solo in quegli anni. E insomma questo bicchiere di vino, come null'altro, riesce a portarti in un'altra Venezia, quella della disperazione, quella della paura, quella della fame. E quindi per chi vive la storia attraverso un bicchiere di vino, riesce a immedesimarsi, a entrare come una sorta di, ma non è, sembra una battuta, ma una sorta di pozione veramente magica. Il vino riesce a digerisci in qualche modo la storia, diventi, entri in quel tempo storico lì e vivi le cose da un'altra angolatura, e non perché ne bevi tanto, eh. Adesso immaginatevi una delle favolose colonne sonore di Rota in un film di Fellini, e in questo caso è il Casanova. E per fortuna il letterato l'abbiamo portato, perché qui il libro veramente, secondo me, è al suo picco. E come lo chiamiamo questo vino salvato dall'oblio, nel vero senso della parola, eppure così legato alla storia del Veneto e del pianeta Terra? Il battesimo del vino è stata un'operazione poetica, vero? Qui è Alessandro, queste parti qua sono proprio le parti dove c'è l'incursione di Alessandro, che dà un tono, un cotè letterario al libro. Venissa è il nome prescelto. È l'espressione coniata dal grande poeta trevigiano Andrea Zanzotto, fantastico, che probabilmente, verissimo, avrebbe vinto il premio Nobel per la letteratura se non fosse scomparso anzitempo nel 2011. Una composizione in dialetto che scrisse per il film Casanova di Fellini,
tradotta in italiano, quindi me lo permetto, sì, recita. Per non mettere in difficoltà te, solo per... No, no, grazie. Sapeva che avremmo fatto... Occhi di biscia di regina, testa di fuoco che accende il ghiaccio, noi ti preghiamo e rompi su, fuori, noi ti imploriamo, tutto ti implora, mostrati, sopra, sali, sali, tiriamo tutti insieme, tu e noi. Ah, Venezia, ah, Venissa, ah, Venusia, Venezia regina e basilisco, Venezia dai tratti di Venere, dea della bellezza suprema. Il vino si chiama Venissa e adesso lui, che è il letterato della storia, ci porta a spasso su questa citazione che io trovo di un'eleganza sublime. Sì, io mi sono divertito molto a lavorare a questo libro e credo che si nota proprio. L'hai percepito. Perché c'erano queste suggestioni di Roberto su cui era possibile ricamare molto, no? Costruire delle storie, andare a trovare dietro le quinte. E in realtà è un libro che probabilmente gli esperti di vino troveranno strano, perché non è un libro tecnico. Le parti tecniche sono pochissime e solo funzionali al tipo di racconto, perché la scelta che abbiamo fatto all'inizio era quella di un romanzo, cioè come dice il titolo stesso, un romanzo segreto, quindi raccontare in forma romanzata il dietro le quinte di una serie di progetti o di storia universale del vino. Quindi l'approccio è stato sicuramente narrativo, e anche quelle discontinuità che notavi tu sono proprio legate a questa alternanza, no, di registri narrativi, poi c'è la spiegazione, c'è il racconto del progetto, c'è l'invettiva, no, perché c'è, poi arriveremo insomma alla parte anche diciamo quella focosa centrale su cui abbiamo battagliato molto, perché bisognava dire, non dire, fare accuse, però per il bene del tema, non per fare accuse fine a se stesse, per fare scalpore. Quindi io credo che la cosa più bella che mi sono portato da questo libro, quindi arricchito di una serie di inferenze letterarie, è stata proprio il fatto che se tu racconti cosa c'è dietro a un vitigno recuperato, antico, se tu racconti cosa c'è dietro l'assaggio di un vino, se tu racconti l'atmosfera in cui puoi assaporare un calice di vino, quella roba lì diventa diversa. Cioè il fatto di sapere, di conoscere la sua storia dà un gusto diverso. Questo vale probabilmente per tutti i prodotti, anche per quelli commerciali o industriali, ma per il vino questa cosa vale ancora di più. Come diceva anche prima Roberto, quando io bevo quel vino che so che mi è costato un lavoro di anni, una distruzione, un terremoto che ha spostato l'asse terrestre, io non sto semplicemente bevendo un vino, sto bevendo delle gocce di storia, e la cosa è totalmente diversa, no? Quindi questa è stata la sfida di raccontare emotivamente un tema che molto spesso è stato raccontato in termini ultra tecnici, con tutti i termini che Roberto conosce benissimo perché è il suo lavoro, ma che non ci avrebbero permesso di raggiungere un pubblico invece interessato semplicemente a leggere delle belle storie, delle belle avventure. E quindi credo che questa sia la sfida, insomma, che abbiamo provato. Roberto e Alessandro, terminate le avventure di Indiana Jones, ci regalano una ventina di pagine. Omaggiano questo matrimonio così ben riuscito tra l'uomo e la terra chiamato vino, dandogli la sacralità che il mondo mediterraneo gli ha dato. Roberto e Alessandro in realtà ci porterebbero molto prima, ovvero sia, è certo che ci sia stato un periodo approssimativamente attorno ai 5.000 anni avanti Cristo che la terra sia stata sommersa d'acqua, che è quello riportato non solo nell'Antico Testamento, in tante altre storie dell'uomo, e che tutto quanto sia stato sommerso dall'acqua ovviamente sia venuta morte. Ecco perché Noè porta gli animali per salvare il genere umano, i suoi figli, e poi il genere vivente. Paradossalmente, antropologi del vino hanno trovato in una zona quasi limitrofa al Monte Ararat, ovvero sia a dove si ritiene che l'arca si sia fermata, e fino a qualche centinaio di anni fa si riteneva che ci fossero dei pezzi di legno, sì, che risalissero all'arca, che avessero quindi sopravvissuto quasi 5.000 anni, lì è stata trovata l'antica vite, la più antica vite del mondo. Ma tanto, da lì alla fine del viaggio ripassiamo. Quello che Roberto e Alessandro vogliono inserire a questo punto della storia
e la sacralità del vino, e quella è per forza legata al mondo mediterraneo. La sacralità del vino è legata al mondo greco. I romani, che cambiano il nome al dio Dioniso in Bacco, cambiano anche la percezione del vino. Mentre prima il vino era una coesione, un'unione, una poesia legata al mondo sacro, i romani la trasferiscono in un mondo più lascivo, più di sensazione immediata. Sensuale, sì. E qui è dove loro veramente sono ebony e ivory. Si vede che in questa parte del libro suonano tutti e due. Cioè, mentre in altre parti del libro intuisci, questo è suo e questo è di quell'altro, questo sembra il pezzo dove avete suonato più assieme. E corrisponde? In realtà sì, probabilmente questa, e spiegaci perché questo capitolo, questo capitolo, allora, premessa, faccio una piccola premessa perché io sono il didatta della materia, no? Lui è il poeta, io sono quello che deve mettere in ordine. Allora, come avrete capito, questo libro è composto di 3 parti, ogni parte è composta di 5 capitoli, quindi prima parte l'archeologia, terza parte la ricerca, che sono i 2 ambiti ai quali Roberto riconnette la possibilità di creare vini di emozione, cioè vini che non siano semplicemente buoni da gustare e commercialmente appetibili, ma che ti cambino in qualche maniera la vita. Abbiamo dedicato ciascuno di questi capitoli a un progetto o a un'utopia, come la chiamavi tu, e quindi i capitoli sono molto corposi, cioè è una sorta di sinfonia composta, visto, per restare alla metafora musicale, no? Composta di strofa, ritornello, assoli, cioè, c'è tutto uno svariare. Uno dei capitoli più ricchi è sicuramente questo, perché parliamo della civiltà romana, parliamo della civiltà greca, parliamo dell'origine della per esempio dell'ampelografia, prima è stato donato questo volume prezioso. Spiegaci perché ampelografia. Ma allora qui è legata ad Ampelos. Io mi sono ispirato per questa parte a un libro bello, molto complesso, che si intitola Cadmo e Armonia, di Calasso. Calasso, sapete, è un intellettuale, insomma, molto famoso, è quello che ha creato la casa editrice ad Elfi. E fa questo racconto bellissimo, fa risalire la nascita della vite a una sorta di amore infelice, quindi all'origine anche del vino e della vite c'è un amore andato male, non andato come non doveva andare, l'amore fra un dio e un umano, quindi un amore che già di per sé era destinato forse a non finire bene, nel quale l'umano viene ucciso nonostante il Dio gli avesse rivelato un sogno premonitore, quindi l'aveva messo in guardia, stai attento a quella certa bestia, non avvicinarti. L'umano si è avvicinato, è stato ucciso, e il Dio è accorso per tentare di salvare questo suo amico, questo suo amante, e non ha potuto fare più nulla. Non ha potuto fare più nulla perché quando è arrivato il corpo straziato del suo amico giaceva a terra in mezzo alla polvere, e cominciavano a stillare delle gocce di sangue dal suo costato. Ecco, la storia, il mito vuole che da quelle gocce rosse cadute sul terreno sia nata la prima pianta di vite. E siccome il giovinetto morto si chiamava Ampelos, ampelografia è diventata la scienza, lo studio della vite. Questa è l'origine mitologica, ovviamente, però è una storia molto bella perché fa capire che la vite è nata da un atto d'amore, da un atto d'amore sia pure estremo, sia pure tragico, ed è nata dal sangue dell'uomo, quindi si ricollega anche poi alla mitologia cristiana, quella che lega il vino e il sangue di Cristo, quindi, e lo fa molti anni prima che il cristianesimo racconti quella storia. Quindi è all'origine della religione cristiana questa storia e all'origine della nascita del vino. Greco, lui è il greco della storia, nettamente il greco della storia. No, non sei credo, sei il greco della storia. Roberto ha un rapporto veramente carnale con il vino, come se fosse possibile averlo con del liquido. Ha una visione del vino veramente legata a una coesione tra quello che siamo e quello che ci succede attraverso il vino. Ma da un certo punto in poi del libro Roberto si incupisce. Lui aveva già scritto un libro che si chiamava Il romanzo del vino, ma questa volta ha aggiunto in sede editoriale l'aggettivo segreto.
in realtà non c'è così tanta differenza. Il segreto era quello che pensava, e cioè la sua ostilità. Roberto, come tanti della nostra, mi permetto, scusate, età, non ha così tanta adesione per quel paesaggio emozionale chiamato nostalgia. Noi cerchiamo di non essere nostalgici perché magari non è il sentimento che vuoi provare, ma inevitabilmente, che si voglia o non si voglia, è un girone non dantesco da cui si passa. Roberto è adirato, aggressivo, costernato, e posso andare avanti con 30 aggettivi, per il mondo della sua passione. Ma come tutti gli uomini che hanno una visione greca, ovvero sia che ci siano anche metempsicosis, e quindi la possibilità di passare emozionalmente ad un altro stato, non può far finire il libro su una nota soltanto aggressiva. Ha bisogno di creare un mondo alternativo, non nostalgico, a quello che lui non ama più. Adesso ci aiuti a comprendere perché dedicate, ma si vede che l'invettiva è la tua, 40 pagine a un mondo del vino che non ti rappresenta più. Lui è uno studente di agraria, un laureato in agraria di 20 e qualche cosa anni, che si spinge in un terreno che tra l'altro non era ancora famoso come adesso, quello del Montalcino, convinto che sia una questione di giorni, al massimo mesi, e non se n'è andato più, perché invece quella era una terra d'elezione che lo chiamava. Ma questo trascorrere degli anni lo ha fatto cambiare dal punto di vista della percezione di come il lavoro di winemaker, vigneron, creativo del vino, sia cambiato. Sì. Beh, 30 anni fa ero anche un'altra persona. La curiosità non è mai finita. Mi sembra sempre di dover ripartire da capo. E questa è un po' la scommessa e la grande fortuna. Però quando si fanno le cose, cioè si affronta questo mestiere con passione, con trasporto, si è anche un po' più critici, un po' più severi, ci si disciplina anche di più. E al di là di quello che si dice a volte per marketing, però davanti allo specchio poi non ci si fa troppi sconti. E alla domanda se mi piace il momento del vino di oggi, se questo è il punto, mi piace un po' meno rispetto a quando le persone intorno a me mi assomigliavano di più. Quando i racconti intorno al vino erano racconti che facevano venire la pelle d'oca, quando si parlava meno di malolattica, di barrique o di altre cose. Certo, quando i mercati diventano saturi e i vini solo buoni non ce la fanno più, si entra in un atteggiamento più aggressivo, dove per arrivare a vincere la partita dell'affare legato al vino si deve anche correre un po' sul filo del rasoio, lo capisco, però è un mondo fantastico questo. E il consumatore, prima di tutto, che sta crescendo, che è curioso e si sta appassionando, in questo momento è tremendamente perso, è confuso, non ha più riferimenti. Le troppe guide hanno portato l'uomo a non capire se il vino che piace da una parte non piace dall'altra, ma allora che vino è? Tanti inganni su vini più veri di altri, su vini più bio di altri, quando la vera risposta del futuro, quella che dovremmo dare in realtà ai nostri figli, si chiama sostenibilità, non bio. Il bio è il punto di partenza, ma la sostenibilità, quando la mia bottiglia di vino, oltre a dare piacere, a creare emozione, produce anche poco carbonio. E questo lo si misura, è misurabile, però nessuno affronta il vino da questo punto di vista, perché evidentemente quando comincio a misurare non ho possibilità di nascondermi dietro a delle parole, preferisco non partecipare, non giocare. Questo gioco così un po' d'azzardo di questo momento mi piace un pochino meno. Che non vuol dire che non rimanga innamorato e che non vada alla ricerca di una bassanese, e poi vi racconterò che cosa vuol dire, e che non sia tremendamente sempre così alla ricerca di qualche cosa, di un passaggio migliore, però stiamo vivendo l'accelerazione di questo momento della comunicazione e del concetto del vino,
ha portato a fare a pie pari dei passi così lunghi che non hanno visto nella crescita del consumatore, ma anche del produttore e della comunicazione, dei passi che abbiano visto metabolizzare la cultura, no? Che si può raccontare. E questa cosa fa un po' paura. E fa un po' paura perché ho come l'impressione che si possa arrivare a un capolinea e non voglio che succeda. Per questo che nella terza parte, che è quella che chiude dando un senso, una soffiata di ossigeno, un po' di speranza a una cosa, a un mondo che adoro, e racconta invece come uscire da questo pantano, dico io, che è quello legato a cercare di comunicare mescolando il vino all'arte, la sinestesia, riuscire a raccontare di un'arte con un'altra arte, riuscire a tornare ai sensi elementari per poter parlare con un cinese o un thailandese del vino senza parlare di malolattica, ma parlando invece di come questo vino assomiglia a quel colore o abbia quel profilo o abbia quella luce. E questa cosa è un segnale per il futuro legato alla sostenibilità, cominciare a creare delle regole su cui tutti fanno riferimento, dove i furbetti o gli sconti non si possono fare. Creare un futuro fatto di... il capitolo che mi è piaciuto tanto, Frasca 2.0, cioè la nostra frasca dove si va in braghe corte, e che una volta c'erano le oche, le galline... Questa è la parte nostalgica. L'uovo, che si mangiava l'uovo sodo, no? Vi ricordate, con il gotto di vino? Io mi immagino una frasca... dove si va, si continua ad andare in braghe corte, ma dove invece delle galline sotto il tavolo ti vengono serviti su dei bellissimi bicchieri, degli ottimi vini, ma dove sei in una condizione più libera, dove le aziende, le cantine diventano teatri, dove il consumatore va veramente a capire se chi fa il vino ci è o ci fa, e con due bicchieri di vino si capisce se l'uomo che te lo sta raccontando è un uomo vero oppure no. E io mi immagino questo tipo, dopo la globalizzazione si deve tornare al chilometro zero, nel senso che il consumatore, l'appassionato, deve trovare la risposta andando dall'autore, non soffermandosi su quello che legge o su quello che trova scritto. E quindi questo credo sia un po' una piattaforma nuova, una linea nuova, un'idea nuova. Poi bisogna cominciare ad educare i bambini, a portarli a sentire, a scoprire i profumi, a scoprire i colori, che molto spesso invece tra i baucometri con cui siamo abituati a vedere giocare i nostri figli, purtroppo spesso ci dimentichiamo di valori importanti, primi. Io porto i miei bambini nel bosco a volte e ci sediamo a vedere, a guardare, a osservare le piccole cose. Questa cosa è una lezione di vita importante, e siamo nel bosco, non è che siamo chissà dove, però tutte piccole cose che sommate potrebbero dare una nuova, potrebbero raddrizzare un pochettino il cammino del vino e dei suoi uomini. Poi li abbandoni nel bosco i bambini o li riporti a casa? Porta a casa. Ah, no. Questa che avete sentito è una versione molto soft di quello che c'è scritto qua dentro. Cioè, ha fatto un passaggio di zucchero a velo non indifferente. Adesso io vi invece sintetizzo il dispetto di Roberto Cipresso, il winemaker, enologo, vigneron. Mi sembra di dedurre debba avere tre doti principali: primo, conoscere il suo territorio; secondo, avere doti intuitive; terzo, che batte nettamente 1 e 2, avere pazienza. Quindi creare un vino può richiedere 10, 12, 15 anni per farlo diventare quello che hai immaginato, poi dopo pensato, poi dopo creato, poi dopo bevuto. Orca madosca, ablativo assoluto, è possibile che con un voto tra 0 e 100, uno che non ha mai bevuto neanche del vino in lattina possa dare un giudizio su un lavoro che mi è costato 14 anni e siccome ha tanta visibilità essere anche influente? Questo c'è scritto qua, ci mette 20 pagine ma dice questo. Non è più possibile ragionare con i criteri precedenti. Se io ci metto 14 anni a creare un vino, numero a caso, e uno che non ha mai bevuto nella sua vita prende questo vino e lo liofilizza in un istante
con quattro parole giustapposte o contrapposte, ma che mondo è? Sbaglio o è quello che pensi? Sì, è proprio questo. È proprio questo, e bisogna dare un giro di boa a questa situazione. E approfitto per questo per dire che un giro di boa sta nel cercare il nuovo, quindi non il moderno, il nuovo nell'antico, e quindi raccogliamo l'archeologia, i miti e le leggende nei vini del futuro. Ecco che allora, questo mi apre le porte, spalanca le porte per l'ave di un sogno per il quale lavoro, è accompagnato da una squadra adesso di sfegatati, appassionati e fan e uomini dedicati al progetto della Bassanese. L'uva Bassanese nasce diversi anni fa su questo grande lavoro di ampelografia, dove si racconta di un'uva chiamata più comunemente Cavrara del 1600, abbandonata, dimenticata, e che oggi sopra lo Scindi, che insieme al Ponte Vecchio merita di essere patrimonio dell'umanità. Solo che lo Scindi è ancora in piedi. Sopra lo Scindi, in una terrazza, abbiamo ripristinato un vecchio vigneto che era della famiglia Finco, è mancato il padre, e il figlio ci ha concesso un pezzo di questa sua vigna per farne questo gioco, ma che è molto di più di un gioco. Abbiamo recuperato queste vecchie viti, queste vecchie gemme, abbiamo innestato, e qualche settimana fa siamo saliti a vedere il primo grappolo d'uva, la prima foglia, e le piante madre di quello che crediamo, speriamo un giorno possa succedere nel Monte Crocetta a Bassano, un vero e proprio vigneto bassanese fatto con un'uva che, come Venissa raccontava dei barbari e della povertà e della fuga e della peste, ecco, questa bassanese possa raccontare un altro angolo di Bassano, un altro aspetto di Bassano, un'altra storia di Bassano, un'altra faccia bassanese, e che possa portare già Bassano, città del vino, è un altro grande traguardo, anche questo inseguito con tanta pazienza, anche la bassanese possa diventare il vino di Bassano, il vino di tutti, e possa portare Bassano, io non credo molto nelle appellazioni, però un'area fatta di produttori di grande qualità, ma che possa identificarsi anche con una, chissà, magari con una DOC propria, che Bassano, città del vino, possa diventare capitale. Potevano Roberto e Alessandro terminare il libro sulla nota precedente, perché il capitolo su Bassano è prima dell'invettiva, adesso è stato spostato cronologicamente, sembra che fosse il finale, non è il finale. L'invettiva è successiva al capitolo su Bassano, tutta la sua amarezza, e si vede che Alessandro la contiene, cerca di strutturarla, posizionarla, esemplificarla, perché sa che adesso invece arriva il finale della storia. E qui veramente tornano a suonare assieme. Roberto a questo punto non si accontenta più e parte da una bellissima immagine. Non è vero che il terroir, che è una parola francese che nel mondo del vino viene usata continuamente a tutte le latitudini, che non ha una traduzione così semplice, però più o meno si può intuire dall'etimo latino cosa sia. E dice, non è vero che il terroir è un punto, il terroir è una linea. E quindi, insieme a suo fratello Gianfranco, comincia a immaginare, e se invece immaginassimo il terroir come un parallelo della nostra terra, e se dovessimo sceglierne uno, scegliessimo il numero 43, e non l'ha scelto male, perché se guardate attorno al 43esimo parallelo quanti vini di altissimo livello ci sono nel mondo, vi accorgete che è un parallelo estremamente privilegiato. E se poi volessimo andare anche oltre, e se non ci accontentassimo neanche di aver circumnavigato la terra come fossimo Magellano, e volessimo andare al vino della storia dell'uomo e scegliessimo 7000 anni di storia, andiamo dalla prima vite riconosciuta, proprio al carbonio, fino a quelle di oggi, e creassimo 5 luoghi della faccia della terra che rappresentano l'origine della vite, e questa per forza è vicino a dove si è arenata l'arca di Noè.
dobbiamo contemplare il vecchio mondo, l'Europa, e lui non sceglie la Francia, ma sceglie l'Italia e la Spagna. E se dovessimo andare nel nuovo mondo, e ci dobbiamo andare per forza, sceglie un luogo andino d'elezione per lui, quindi la precordigliera in Argentina e la California, dove nel nuovo mondo il vino è arrivato per forza presto, perché c'erano i mezzi portati dalla cultura europea per poter subito piantare la vino, la vite, ma quella l'hanno piantata sempre gli uomini, ma farne vino di qualità. E quindi mette insieme 5 punti del mondo per provare a fare il vino della storia dell'uomo. Piuttosto ambizioso, sono sicuro che sarà il prossimo libro, perché ci stanno provando per davvero. E adesso vorrei chiedere ad Alessandro, quando il puledro imbizzarrisce dal punto di vista letterario, come lo si trattiene all'interno delle pagine? Ma allora, con un buon calice di vino sicuramente. Infatti dicevo che vale, abbiamo parlato di vino tutta la sera, c'abbiamo l'acqua qua, cioè Marco potevi almeno portarci qualcosa, no? Di più a tema. No, allora il lavoro, come dicevo, mi aspetta dentro poi. Ah, ci aspetta dentro, grazie. Il lavoro, come dicevo, è stato veramente complementare, nel senso che il creativo nel mondo del vino è lui. Io sono lo scrittore, quindi quello che ha il compito di dare una ai pensieri, alle idee, ai progetti. Quindi in più ho introdotto tutte le parti letterarie. Per esempio la terza parte, quella relativa alla ricerca, quindi al futuro, alle frontiere a venire del vino, le ho strutturate prendendo l'ultimo libro di Calvino, Le lezioni americane, libro l'altro rimasto incompiuto, pubblicato poi dalla moglie dopo la morte. L'altro, morte avvenuta nell'85, quindi un anno simbolico anche per il vino in Italia. E quindi il gioco è stato quello di inserire nelle categorie che Calvino aveva scelto, fra cui appunto la leggerezza, la velocità, il futuro del vino, quindi capire se la predizione che Calvino aveva fatto per quanto riguardava il mondo culturale, le lettere, i libri, fosse traslabile nel mondo del vino, quindi fosse ipotizzabile un futuro in qualche maniera parallelo e coordinato. Altra cosa, altro gioco è stato quello nella parte centrale, quella diciamo il jacuzzi, di collegare, visto che parlavamo di vino che va in aceto e quindi se non è accudito, se qualcuno non se ne prende cura nel modo giusto, il vino si ammala, muore, e lo stesso sta accadendo al mondo del vino, come dice Roberto. Quindi la sfida è stata fare un traslato fra il degrado del vino come prodotto e il degrado del mondo del vino, suddividendo le cause di degrado del mondo del vino secondo le cause di degrado del vino, quindi i batteri, i lieviti, i parassiti, i virus. Altra cosa, altro gioco letterario è stato quello di dire: partiamo dal passato, dall'antico, arriviamo al presente, andiamo al futuro, e il futuro, l'ultimo capitolo, si chiude proprio con la frasca 2.0. Quindi quando andiamo così avanti nel futuro, alla fine torniamo indietro, no? Il processo di sviluppo e di narrazione del vino è circolare. Partiamo dall'antico, arriviamo al presente, al futuro, e il futuro è così spinto che la frontiera più avanzata è la frasca, cioè una cosa antica. Quindi in questo senso non c'è una volontà di nostalgia, cioè non è il rimpiangere quello che è stato, ma piuttosto tentare di capire cosa si può recuperare perché abbia un senso per il futuro. Perfetto. Posso dire una cosa a proposito del parallelo 43? Perché è una cosa detta un po' rapidamente, invece è una cosa abbastanza seria. Stavo per riportare. Ah, grazie. Perché i vini si dividono in due categorie, no? Ci sono i vini che danno soddisfazione e i vini che emozionano, come dicevo prima. I vini che danno soddisfazione sono quelli che sono aderenti all'uva da cui nasce il vino, cioè Merlot che sanno di Merlot, dove riconosco il Merlot, il Sangiovese che sa di Sangiovese, dove non mi interessa capire dove e come, mi interessa che ci sia una coerenza tra l'attore e il suo risultato. Questo è nella scuola della sommelierie, e quindi è quello che porta alla soddisfazione del cuoco che riesce ad abbinare il Sauvignon all'asparago piuttosto che il Sangiovese a un pezzo di carne, e che è quello che dà, come dire, mette d'accordo le persone, cioè dà una risposta oggettiva. Questo è Riesling, sei d'accordo? Sì, perché ha queste caratteristiche. Questa è soddisfazione. Tutto il mondo legato all'emozione invece si deve partire da qui, però ha un approccio completamente diverso. E la grande scuola non è quella della sommelierie, ma è quella di Master of Wine.
I master sono, o wine sono quelli che avvicinate al bicchiere, la prima domanda che si fanno è se questo vino viene dal vecchio mondo o dal nuovo mondo. Ed è abbastanza facile per uno che sa di vino capire se questo vino è di là dall'oceano o di qua. E immaginate che con questa risposta taglia a metà un mappamondo. Siamo su un vino continentale o marittimo? Siamo su terre, su argille, su sabbie, se le viti sono vecchie o giovani? Ma la seconda domanda che si fa il Master of Wine dopo vecchio mondo o nuovo mondo è: in che parallelo ci troviamo? E questa è una cosa che a me ha sempre dato una grande soddisfazione. Nel senso che un bravissimo degustatore può anche sbagliare un vino campano con un vino della Catalogna, però in realtà, se si trova sullo stesso parallelo, c'è un'assonanza e sono come strumenti affinati alla stessa tonalità, c'è un allineamento straordinario. E questa intuizione, questo lavoro, e questo non sarebbe stato possibile se Gianfranco, mio fratello, mi avesse accompagnato in questa avventura, tenendomi anche un po' con i piedi per terra, perché io sarei per volare sempre un po' troppo alto. Abbiamo pensato, ma quindi i 20 anni con i quali io cerco di quadrare il cerchio, faccio un vino che si chiama La quadratura del cerchio, andando ipotizzando che 1+1 possa fare 3, ma mescolando a random uve di territori anche lontani tra loro, cercando di trovare qualcosa di segreto tra la matematica che mette insieme due uve. La chiave, la soluzione, la risposta è stata: ma perché noi abbiamo sempre cercato ovunque, ma in verità la grande scommessa sta nel riuscire a mettere insieme, a creare un'alchimia, però con strumenti anche diversi, anche una chitarra elettrica e un fagotto, non importa, ma che siano perfettamente intonati tra loro. E il parallelo dà questo tipo di possibilità. E abbiamo anche un vino poi che assaggeremo insieme, un paio di vini che assaggeremo insieme, che vi porteranno un po' su questa linea, su questo pensiero. Ed è un progetto del futuro, è un'idea avanti, il primo vigneto pensato diffuso in una linea piuttosto che in un'area. Però non è stata una cosa originale, una cosa nuova, fresca. È un punto di arrivo di un percorso molto più ampio e che ha visto un sacco di cose in tutti questi 30 anni di lavoro e 20 anni di quadratura del cerchio. Cioè la quadratura, comincia a pensare che piano piano si possa forse quadrare, il cerchio si possa quadrare. Tanto che c'è un vino che si chiama Punto, che è nato proprio dall'idea di dire: se la quadratura, se il cerchio non si può quadrare per colpa del pi greco, forse con il punto si può fare, perché se io smonto una linea in punti, con i punti posso farne un quadrato. Ed è una cosa fantasiosa, ma che dà il senso e lo spirito di ricerca e di continua insoddisfazione e consapevolezza che la perfezione non esiste e che stimola a cambiare, aggiustare, azzardare sempre di più, ma questa volta in un campo molto più sottile. Cioè ci sembra di aver capito che quella sia la linea del futuro, delle contaminazioni che rappresentino non polluzioni, inquinamenti, ma complessità, ricchezza. 1+1, 3. Questo. Roberto Cipresso con Alessandro Zaltron, Vino, il romanzo segreto.